momento siamo sulla punta del Balzo del Sassonero, Cristian in cima a testa, la normale via, potremo scendere da questa parte, prendendo il ghiacciaio in quel punto, facendo tutto quanto la parte del ghiacciaio, c'è una traccia di punta, ci sono diversi crepacci, con quelle punte qua sopra, si segue quella via, fino alla rocciata si fa la cima, c'è troppo vento esagerato, sicuramente è tornata via qua subito. Buongiorno dal Trentino Alto Adige, bentornati e benvenuti sul canale. Siamo nel comune o frazione di Lutago, San Giovanni, e davanti a noi la Malgastalila e oggi la nostra destinazione è su di là, in mezzo alle nuvole. Raggiungeremo il rifugio Sassonero dove passeremo la notte e domani mattina faremo la cima del Sassonero da quella parte. Pronti a partire? Via! Malgastalila. Passiamo solo a prendere l'acqua e poi si parte. Ecco la nostra fontanella. Sigla. Eccoci arrivati all'incrocio, sentire il sole Val Laurina, noi invece proseguiamo per il 23A, dove dobbiamo arrivare al rifugio Sassonero. Indicato il tempo 5 ore, faremo pausa in salita alla Daimer Alm. Circa 40-45 minuti dalla partenza abbiamo raggiunto la Scholberg Alm, proveniamo dalla vallata giù in fondo e siamo in risalita. Adesso faremo la prima tappa qui dove si vede la bandiera e la Daimer Alm e si può vedere la cascata d'acqua che è frutto dello scioglimento dei ghiacciai che stanno più su. Arrivo alla Daimer Hütte. Primo step della giornata, siamo a 1 ora e 10 totali, 1 ora circa di movimento dalla partenza. Partiti da 5 minuti dalla Daimer Route, salita verso il rifugio Sassonero. Si è alzato anche un po' il vento, abbiamo lasciato la strada sterrata e adesso si procede. Si è alzato un bel po' il vento, diminuisce solo quando siamo poco esposti e qui si incrocia il sentiero che porta al Sasso della Croce, quindi si prosegue sul sentiero 23. Sentiero 23, salita Sassonero, ultimo punto acqua. Dopodiché ci sarà tanta acqua che scorre dei ghiacciai, ma quasi tutto sporco. Vento forte, fortissimo, se mi sentite. Ed ecco che dietro il passo si
su. Rifugio, arriviamo, rifugio. Ulteriore incrocio per il Gross Tor, quindi si sale da lì, si scollina e si va verso la Malga. Ed eccoci arrivati dove sorgeva il vecchio rifugio Vittorio Veneto, era in questa posizione. Il nuovo rifugio è stato costruito più su. Ecco la targa. 2923, adesso siamo oltre i 3000. Qui sorgeva il rifugio Vittorio Veneto a Sassonero, costruito nel 1894 dal Club Alpino di Lipsia, demolito nell'ottobre del 2017. Quindi adesso, dopo c'ho le lune, non si riesce a vedere. Comunque si vede più o meno il pendio, da quella parte troviamo il rifugio nuovo Sassonero. Addio! Mamma! Ma senti già qua come si sta bene! Mamma! E vai, Sofia! Bacozza! Brava! La cima del Sassonero, per poterla raggiungere bisogna salire da questa parte, raggiungere la punta del balzo, camminare sul ghiacciaio e poi arrampicare l'ultima parte per arrivare appunto in cima. C'è troppo vento, siamo sulla punta del balzo del Sassonero. Fermiamo qui alla punta del balzo e torniamo indietro. Troppo vento per così.
Ed eccoci in direzione della forcella del Gross Tor, e la forcella si raggiunge con quella scalinata lì. Si arriva su, si scollina e si scende dall'altra parte. Scalinata per il Gross Tor. Ed ecco i nostri giovani e prodi eroi pronti a scollinare dall'altra parte. Appena scesi dalla Gross Tor sulla nostra destra, e adesso guadagniamo il sentiero sulla nostra sinistra, Kegelgasalm. Di fronte a noi il Ponte Rubello, e adesso scendiamo da questa parte. Sinistra, dove stiamo arrivando, Sassonero, Gross Tor, Montella. Di qua invece si fa al Monte Lovello. Ed eccoci arrivati in Malga. Dopo poco meno di 20 minuti di sentiero intercettiamo nuovamente la strada che conduce alla Malga Stalila. Quindi proveniamo dalla Kegelgasalm, adesso proseguiamo sul sentiero numero 20 per la Staller. Ed eccoci qui arrivati, fine giornata, discesa al Sassonero. Purtroppo non abbiamo guadagnato la cima per il forte vento, siamo riusciti solo ad arrivare alla punta del balzo. Poi non abbiamo proseguito perché era veramente esagerato il vento. Infatti abbiamo incontrato diversa gente che dopo il ghiacciaio non ha fatto la cima, perché nell'esposizione il vento era veramente fortissimo, avevano paura di essere sballottati e di cadere dal sentiero. E per il resto sì, faticoso, ovviamente impegnativo come sentiero, anche come dislivello. Siamo oltre 1700 metri. Decisamente. E nulla. Come al solito, se i contenuti dei nostri video vi piacciono, vi invitiamo a mettere un like, a seguirci, iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, a noi ci aiuta, ci supportate anche per poter andare avanti con i video nel tempo. Quindi dal Trentino Alto Adige è tutto. Siamo nel comune di San Giovanni, vicino Lutago. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!